Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. È stata annunciata come super ospite della terza serata di Sanremo Alessandra Amoroso. Ciao Ale! Yeah! Appunto ti dicevo prima. Sì, sono stata annunciata così. Annunciata. E ancora non mi sembra vero. Ma è un sorriso meraviglioso perché sei felicissima di essere su quel palco. Sì, tanto. Tanto, soprattutto stare accanto a Claudio Baglioni, che praticamente mi ha preso la mano sin dall'inizio. E quindi sono veramente onorata, molto felice. Molto felice anche di avere mamma tra il pubblico, di avere tutta la mia big family, insomma, lì a gioire per me. Quindi è molto bello. Avete già fatto delle prove per domani? Puoi dirci qualcosa? Abbiamo fatto delle prove, sì, un po' di giorni fa, sinceramente. E spero di rifarle con tutto il cuore, visto che sono un po' in ansia. Però canteremo. È la cosa più bella che, insomma, che io possa fare, nel senso che ho lottato per fare quello che faccio. E mi piace, mi diverto, e mi rende molto felice, e quindi io non vedo l'ora di cantare. Hai tantissime persone che ti seguono, che sono felicissime di questa tua apparizione, insomma, all'Ariston, la loro energia, insomma, la senti molto. Sì, io posso dire che, no, posso dire così, cioè faccio questo lavoro e sono arrivata a fare 10 anni insieme a loro, grazie a loro. E quando dico che a mio modo li amo è perché li amo veramente, loro mi hanno reso veramente la vita speciale. Allora, tu hai appunto 10 anni di carriera che li festeggi quest'anno, un percorso molto particolare, perché di solito chi esce da un grandissimo talent va subito sul palco dell'Ariston in gara. Invece tu hai fatto, insomma, un po' di supporto. Un percorso diverso. Valerio, un percorso diverso, poi dopo ospite. Però l'emozione è uguale, quel palco lì fa tremare. Beh, io credo che sì, nel senso, anche quando sono stata sia con Valerio che con Emma, cioè avevo la strizza, ecco. E anche oggi è così, però cantare, è proprio cantare che mi regala queste emozioni, no? Che poi sono un po' altalenanti, nel senso ci sono alti e ci sono bassi, perché poi, cioè, come ti dicevo prima, magari si è un po' tesi, c'è un po' di nervoso, però non vedo l'ora di stare lì, perché so che poi, avendo anche Claudia accanto, secondo me è un po'... il cuore torna a battiti normali e regolari. Però io non ci credo, perché cioè è un'energia incredibile. Non ci credo che dietro le quinte rimani in silenzio, che sei... è impossibile. Non ci credo. Oddio, mi chiudo nel mio silenzio, cioè tipo 5 minuti, però 5 minuti devono essere di silenzio. In realtà sì, perché poi cerco di capire, o forse perché mi concentro, non so neanche io, però 5 minuti me li prendo. E... però nel senso, cioè, quello che ho è tanta carica, è tanta energia che non vedo l'ora di dare poi, no? C'è una canzone di Sanremo che proprio adori, della storia del festival? Bah, ieri ho visto con lei che tutto può, che è Giorgia, quindi io, lei sa che io l'amo molto, nel senso che sono una sua grandissima fan e cantavo le sue canzoni, quindi rivederla lì è... non lo so, è un po' come una sorella, non lo so, perché poi la musica ti entra nel cuore, ti colora la vita, ti colora dei momenti, no? E, quindi io adoro lei e tutto ciò che fa. Guarda, pensavo, visto comunque il Salento e Bundabash, che ti fassi anche per loro un pochino. Beh, sì, sì, nel senso che io i miei Bundabash adesso li ho visti passando, li ho subito... dato, scritto un messaggio, non posso dire cosa, no, la mia nota audio. No, però io sono molto contenta di dove sono arrivati, perché se lo meritano. Sono dei ragazzi stupendi e ho fatto con loro un brano ed è stato bellissimo, perché ci siamo ritrovati giù nel nostro Salento e io sono andata tipo con il cane, con papà, con le mie sorelle, con tutta la mia gente lì, abbiamo invaso casa, sala di registrazione. Si meritano tutto quello che stanno avendo, perché sono dei ragazzi speciali a mio avviso. Io voglio molto bene a tutti, in bocca al lupo. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo. Dopo l'Ariston, dopo questo appuntamento,
Insomma, hai raggiunto veramente tantissimi obiettivi, hai lavorato anche con i più grandi. Cosa ti aspetti? Devo dire che sono molto fortunata, ecco, perché io penso che la fortuna in tutti i lavori, no? Serve. Sono abbastanza fortunata, devo essere sincera, e non vedo l'ora di iniziare il mio tour, di stare con la mia gente. Quindi il 5 marzo, dal 5 marzo in poi andremo a toccare ogni parte, ogni regione d'Italia, isole comprese ovviamente, e non vedo l'ora di cantare il mio grazie per loro. Grazie a te invece, grazie davvero, da Alessandra Amoroso. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.